festeggiare oggi questo traguardo, quindi ci vediamo tra un po' qui nella zona della torta. Qui pian piano, non so come, ma venite qui, tra pochi minuti. Se mi lancio del cappello, voi me la siete a terra, per nessuno. Cammino sulla folla, Maxino. Come? Cammino sulla folla. Però lo fa, sì, vuole fare anche se sono mi lanciamo al doppio adesso. Allora, innanzitutto chiedo al pubblico che tutto il centro commerciale possa dare un po' l'atmosfera, ci fate un bel applauso, ci fate sentire, eh? Quanti siete? Un po' di più, di più? No, questa è una prova, dove siete tantissime e da su al terzo livello non ho sentito il battito di mano. Facciamo un'altra prova, un grande applauso, via! No, ma sapete che se si è al terzo livello vedete che non mi frega niente. Niente, siamo qua. Penso. Allora, dai, 1000 foglie più grandi del mondo, questo è l'obiettivo della giornata per festeggiare il 16° compleanno delle Torri d'Europa. Un guiness dei primati con tanto di certificazione se ovviamente verrà superato il peso che appartiene al primato precedente, che era di 430 kg, realizzato dal gruppo alpini di Carollo Pertusella nel 2009, quindi 10 anni fa. Un dolce che abbiamo detto prima ha richiesto veramente un lavoro imponente, più di 2 giorni di impegno da parte dei pasticceri di Bonbon, che tra poco vi presenterò uno a uno e poi ovviamente vi presenterò anche gli ospiti. Ci sarà come prima cosa tra poco la pesata ufficiale, che è ovviamente quella che determina se il primato è stato raggiunto. Poi, come avete visto già dai tavoli allestiti qui vicino, si procederà con la distribuzione di questo dolce gratuitamente a tutti, grazie ai ragazzi delle IAD Trieste Scuola Alberghiera. Stiamo concludendo gli ultimi dettagli perché c'è anche poi la certificazione ufficiale, noi sapremo da un monitor che è posizionato l'esatto quantitativo di torta, quello sarà il momento in cui sapremo effettivamente se il record è stato superato. E poi ci saranno le foto di rito, i video, i nostri fotografi sono sparsi per tutto il centro commerciale per immortalare questo dolce del record da vari punti di vista. Grazie a tutti gli operatori che sono qui, Radio.0 sta trasmettendo in diretta tutto il pomeriggio. Si può infilare il dito della crema per assaggiare, ci hanno provato tutti. Vi do intanto qualche curiosità, vi dicevo prima, 30 ore di lavoro soltanto per realizzare la sfoglia e la crema, 2500 uova per realizzare la crema, forni speciali, un grandissimo lavoro da parte dello staff di Bonbon, capitanato da Sebastiano Scaggiante, un evento voluto dal centro commerciale Torri d'Europa, dal direttore Stefano Minichi, per festeggiare in maniera straordinaria il compleanno insieme al pubblico. C'è adesso il posizionamento delle scritte perché sono stati posati chili e chili di zucchero a completare la parte di questa 1000 foglie che vedrete poi nel momento in cui verrà distribuita, veramente tanti strati di sfoglia e di crema. È una torta altissima, una 1000 foglie altissima che poi cercheremo di tagliare, non sarà facile, ma tutte le fette verranno distribuite fino all'ultima, ce n'è per tutti, perché vi ho detto prima, si aggirerà su 500 kg, questa potrebbe essere il quantitativo finale, però tra poco lo sapremo con esattezza. Vedo anche Sebastiano che posizione sia circa Ricci, tra poco vi presenterò le ultime scritte per le foto di rito a tutti i soggetti che hanno contribuito a questa giornata. Allora, tutto lo staff di Bonbon può ritirarsi perché adesso ve li presenterò ufficialmente, sono stati loro per tutti questi giorni a preparare in tutti i dettagli la 1000 foglie. Vi dicevo c'è un regolamento preciso da osservare, quindi ci sono state tutte delle indicazioni molto molto dettagliate perché il dolce deve rispettare dei parametri precisi per rientrare nello Guinness dei primati. Facciamo partire la musica. Ah.
Da Trieste, Andrea Puccioni. Sempre da Trieste, Luca Sacchetto. Vieni, vieni, vieni. Da Udine, Kevin Gatti. Finale qua che dovevamo ricoprire tutto, per il resto bene, dai. Ottimo. Gran lavoro di squadra. E adesso non so, non so ancora il peso, io spero che ce l'abbiamo fatta, insomma. Una, non lo sappiamo. Allora, vedremo tra poco, giustamente Sebastiano fa caldo. Chiamiamo allora un grande applauso Mirko Ricci, repertore in italiano, anche per il profiterone, il più grande del mondo. Grazie. Beh, questo ce lo dirà il giudice tra poco. Io quello che posso dire è intanto grazie ai miei compagni di questa avventura, ovviamente il centro commerciale che ci ha ospitato e ha creduto in questo progetto. Un ringraziamento a tutti i triestini che siete venuti, triestini e non, che siete qua adesso per mangiarvi la torta. Insomma, un nuovo Guinness World Record, ma questa volta va alla città di Trieste. Grazie ancora per essere qui. Grazie mille. Sindaco. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie, sono ritornato indietro di qualche anno perché lui mi riforniva di queste meravigliose pasticcini 20, 25 anni fa circa. Invece complimenti agli organizzatori, complimenti al centro commerciale, complimenti a tutti quelli che hanno partecipato a questo. Allora dopo il Guinness della Parcolana, dopo il Guinness del Walzer, oggi siamo il Guinness della Torta più grande. Cosa devo dire? Viva Trieste! Grazie, grazie assessore Giorgi, anche a lei. Buonasera a tutti, ma le torri d'Europa non sono il centro commerciale classico, fanno parte della città, sono entrate nel cuore della città, la presenza di tanti concittadini oggi lo dimostra, per cui auguri con questo bel cuore, complimenti a tutto lo staff dei pasticceri, viva le torri d'Europa e viva Trieste. Grazie all'assessore Giorgi, adesso il direttore del centro commerciale, Stefano Minniti, eccolo qui. Allora, come mai la scelta di questo nome speciale per festeggiare il compleanno? Un regalo così grande era... devo dire che devo ringraziare veramente tutti, perché è stato un po' di una immensa. Loro, tra l'altro i negozi del centro che ci hanno aiutato, ci hanno supportato in qualsiasi cosa. Volevo veramente dare un grazie a tutti quanti e anche a voi presenti, che è proprio stupendo vedervi così tanto. Grazie. Grazie, adesso la parola importante passerà al giudice Lorenzo Veltri. Facciamo un applauso al nostro giudice del Guinness World Record. Cosa succederà adesso? Spiegaci nel dettaglio. Buonasera a tutti, sono Lorenzo Veltri, giudice ufficiale del Guinness. E il mio compito era quello di verificare che il millefoglie più grande del mondo sia... sia stato rispettato. E sono un lavoro che va avanti ormai da giorni. Il regolamento prevede la preparazione del millefoglie rispettando al pieno la ricetta tradizionale, quindi gli ingredienti preparati secondo la ricetta. Hanno fatto un lavoro enorme e il risultato finale dipende dal peso. Questo record è per il peso della millefoglie più grande. Il precedente record, come avete ricordato più volte, è di 435,5 kg. Abbiamo, voi non la vedete, ma la torta è poggiata su una bilancia che ha un monitor di sotto che io ho adesso verificato al termine dei lavori, e le torri d'Europa, la pasticceria Bonbon e Tess, con 673 kg.
sì. Eccola qui, la consegna. Quindi è così, consegnare a voi ufficialmente il certificato del Guinness World Record.